Siamo qua davanti allo stand di Toshiba. Toshiba quest'anno allo stand ha puntato tutto sulla sua Cell TV, quindi la televisione con all'interno il processore utilizzato anche dalla PS3. Vediamo un attimo come si comporta questo nuovo TV, che ricordiamo essere anche un modello capace di riprodurre immagini in 3D e di trasformare il 2D in 3D in tempo reale. Qui vediamo la Cell TV che sta riproducendo un materiale nativo in 3D, è una sorta di percorso, questo qua realizzato da Toshiba. Più avanti vediamo una postazione dove invece viene fatta la conversione in tempo reale da 2D a 3D, direttamente nel processore Cell. Eccoci qua, stanno spiegando come il processore, utilizzando la tecnologia Trivector, proprietaria di Toshiba, riesce a trasformare qualsiasi immagine, quindi un telegiornale, un film non nativo in 3D, in contenuto invece tridimensionale stereoscopico per gli occhiali attivi. Un'altra caratteristica del processore Cell è la possibilità di interpretare le gesture, ovvero i movimenti di una mano. Qua vediamo che sta praticamente muovendo le immagini, muovendo i menu, spostando tutto, utilizzando semplicemente la mano posta di fronte al monitor. Una sorta di Project Natal, parlando come il progetto di Microsoft per il prossimo anno, applicato però ai televisori. Toshiba, ricordiamo che da quest'anno ha introdotto anche una gamma di Blu-ray, un formato per lei nuovo che ha sempre sostenuto l'HD-DVD. Questo è il BDX3000, quindi un Blu-ray compatibile già col 3D e anche Wi-Fi certificato. Questo invece è il modello inferiore, che integra anche lui la connessione Wi-Fi, il BDX2005. Si connette anche a internet, quindi accede a Netflix, Voodoo, Pandora, ovviamente non per l'Italia. Ha le uscite analogiche con tutti i decoder integrati e anche un lettore di slot SD card. Quello che vediamo qua è il box che contiene il processore Cell. Ovviamente non viene integrato nel TV, ma viene integrato in un box esterno. Attualmente viene utilizzato collegato a questo TV qua, che è una risoluzione di 4K x 2K, quindi super resolution, ed è il processore Cell stesso che fa la conversione, l'upscaling dal 1920x1080 del Full HD nativo al 3840x2160 del 4K x 2K. Tra gli algoritmi presenti sul processore Cell ce n'è anche uno particolare denominato Net Resolution Plus. Toshiba ormai è consapevole del fatto che la maggior parte dei filmati sono scaricati da internet e quindi ha introdotto un algoritmo che riesce a ridurre gli artefatti di blocking dai filmati, per esempio, presenti su YouTube. Qua vediamo a destra uno processing e a sinistra invece uno senza processing, che è molto più squadrettato. Questo viene reso invece molto molto più uniforme e gli artefatti si vedono meno.